sulla città? Allora, Capitale Italiana del Libro è un grandissimo e bellissimo contenitore ed è stato anche, secondo me, forse quello che è il suo più grande valore, un aggregatore straordinario di progetti. Come vedrete, vanno a sistema in questa manifestazione tante cose che sul territorio già si facevano e che hanno permesso però di farne altre, di portarle a dei livelli mai raggiunti prima e quindi di diventare davvero un momento di confronto internazionale sul tema del libro e sul tema della lettura. Annunceremo oggi la persona che ha deciso di essere nostra ambasciatrice nel mondo, un premio Pulitzer, Giunpa Lahiri, che ci porterà Genova Capitale del Libro fino a New York, alla Columbia University, dove terrà anche dei seminari proprio su Italo Calvino, che è un altro dei grandi assi che in questa manifestazione noi vogliamo portare avanti. Il tema grosso, fondamentale, io credo, è proprio quello dell'accessibilità. Se il libro è stata la grande rivoluzione con la stampa, no, dell'accessibilità alla cultura, e oggi noi viviamo un'altra rivoluzione clamorosa, che è quella di internet, tutto il discorso è su come si arriva ai contenuti, chi può arrivarci. Allora, una parte di riflessione è stata proprio costruire attività culturali che permettono a tutti di arrivare alla conoscenza, alla cultura e quindi anche ad avere un maggior tenore di vita dato da questo tipo di servizi.